Quest'oggi noi parleremo di un genere ritenuto a torto minore della letteratura che viene ripetutamente premiato dal mercato editoriale, ma è un genere che a noi è caro perché va ad allevare quelli che saranno i lettori di domani. Parliamo della letteratura per l'infanzia e lo facciamo con uno dei maggiori successi editoriali del momento, ovvero sia di Geronimo Stilton, che voi tutti conoscerete ed apprezzerete. Chi è Geronimo Stilton? In realtà Geronimo Stilton è un collega, anche lui si occupa di informazione ed è il direttore dell'Eco del Roditore, che è uno dei due quotidiani operativi nella città di Topazia. Topazia dà il nome ad un'omonima isola che chiaramente, come voi ben sapete, è fatta a forma di formaggio ed è situata nell'oceano topico meridionale. Dovete sapere che Geronimo Stilton è il classico esempio di antieroe, pacciato, terribilmente pauroso, praticamente impaurito da qualsiasi cosa si muova sotto al sole, e suo malgrado però è all'interno di numerose avventure dove è costretto paradossalmente a fare la figura dell'eroe. Un eroe sicuramente pieno di difetti, ma sempre eroe. Stilton, dovete sapere che è un grandissimo fenomeno editoriale. Vi do qualche cifra. Parliamo di 26 milioni di copie vendute in Italia, 85 milioni di copie tradotte in varie lingue e vendute nel resto del mondo. Una curiosità, Geronimo Stilton è riuscito anche a sbancare il mercato cinese. Sono numeri da capogiro, numeri impressionanti che impongono un paragone con immediatezza, il paragone chiaramente con il cuginastro Topolino. Stilton infatti ha messo su nelle sue circa 400 storie, tra volumi, storie online, eccetera, eccetera, una famiglia sul modello disneyano. C'è sua sorella, Thea, giornalista d'assalto, c'è Benjamin, il nipotino confusionario, c'è l'ancora più confusionario amico Trappola e c'è Tenebra, la fidanzata di Stilton, anche se Stilton ancora non lo sa che quella è la sua fidanzata. Più una pletora di personaggi minori, esattamente come esistono nella famiglia di Topolino. Ma qual è la differenza grande tra Geronimo Stilton e il topo americano? Manca in Stilton la tendenza all'ordine che è ravvisabile immediatamente in tutte le storie di Topolino. Manca nei personaggi paralleli la cattiveria, manca il cinismo come valore. Ad esempio, parliamo di Paperino e di Zio Paperone. Dovete sapere che Paperino, prima di diventare così massimo simbolo di un certo tipo di buonismo, era un personaggio estremamente cattivo, era un personaggio da prendere con le molle e aveva un rapporto estremamente nevrotico con tutto l'universo che lo circondava. Paperino diventa buono solo ed esclusivamente con il tempo. Manca nelle storie di Geronimo Stilton un personaggio, ad esempio, come Gastone, che va ad impersonare un certo carrierismo d'assalto, anche egli estremamente cinico. A differenza di Topolino, Geronimo Stilton invece è un antieroe, sicuramente, ma estremamente positivo. Geronimo Stilton comunica valori. Ha una valenza pedagogica, ha una valenza educativa, promuove la crescita dei propri lettori e soprattutto dà vita ad un universo e ad una linea simbolica e morale tarata su quello che è il target dei bambini, mentre Topolino aveva un target che era principalmente tarato ad immagine e somiglianza del mondo degli adulti, non tanto destinato ai bambini. Ai bambini il mondo Disney arriva per tramite degli adulti. Geronimo Stilton invece accorcia le cose e si rivolge direttamente al proprio pubblico. Per riassumere, Stilton ha una valenza pedagogica, il mondo Disney invece ha una valenza politica
di tipo prevalentemente reazionario, almeno nella prima fase, che è la fase d'oro di Topolino. Come nasce Geronimo Stilton? Geronimo Stilton nasce dall'intelligenza di Elisabetta Dami, che inizierà da sola a scrivere i primi libri. Chiaramente adesso la Dami non è da sola, lavora con uno staff di 10 persone, visto anche gli innumerevoli impegni editoriali di Geronimo. Ripeto, sono usciti tantissimi, tantissimi titoli ed è stato un grandissimo successo che deriva principalmente da tre motivazioni. Il primo è il carattere stesso del topo, che è un nostro amico di famiglia. Il secondo, le modalità del disegno, estremamente chiaro, estremamente nitido. E terzo, le modalità di scrittura. Voi sfogliando il libro troverete molte parole scritte in maniera strana, allungata, un tipo di versificazione in prosa, ad esempio, che francamente incuriosisce il lettore più giovane. Ripeto, le storie di Geronimo Stilton parlano direttamente ai bambini, ma sono anche strutturate con estrema intelligenza, perché un libro di Geronimo Stilton può essere sicuramente letto e apprezzato da un bambino di 4 anni quanto da un bambino di 10. Da non dimenticare il fatto che il buon Geronimo ha, primo in Italia forse, svolto anche una politica di gadget allegati al libro, siano esse puzze o sia esse roba da mangiare. Io per voi ho scelto oggi una delle tante espressioni letterarie a firma Geronimo Stilton, che è questa qui, Yolanda, la figlia del corsaro nero. Chiaramente si tratta di una rilettura dell'opera di Emilio Salgari, che a me sta particolarmente al cuore. Sta particolarmente a cuore perché qui Geronimo Stilton svolge un'operazione di divulgazione intellettuale e culturale estremamente nobile. Lo fa con un linguaggio chiaro e semplice, lo fa con dei bellissimi disegni. Quindi io vi invito alla lettura di Geronimo Stilton, Yolanda, la figlia del corsaro nero, che qui in biblioteca abbiamo in edizione PM. Ma mi raccomando, se venite qui in biblioteca a cercare gli altri libri di Geronimo Stilton, non cercate quelli con allegata la cioccolata. Io, per scegliere questo libro, li ho guardati tutti e la cioccolata non c'era più. Qualcuno è arrivato prima di me. Se vi incuriosisce il mondo dell'editoria per l'infanzia, rimarrete sicuramente impressionati, positivamente impressionati, da questo volume del quale vi vado adesso a parlare, di Oscar Benifié e Frédéric Rebenat, Che cos'è la libertà, edito da Giunti. Non vi spaventate se vi dico che questo in realtà è un testo di filosofia. È un testo di filosofia per bambini che risponde a quelle che sono le domande fondamentali dell'esistenza. Si tratta di una collana che in sé ha molteplici titoli. Io ho scelto per voi oggi il tema della libertà. La libertà è categoria, come tale al suo interno è divisibile, e Brenifier fa una ulteriore divisione del concetto. Ogni divisione di questo concetto lancia un interrogativo al bambino. Con l'interrogativo viene lanciata una serie di possibilità. Ad esempio, se noi diciamo che alla base della libertà c'è la volontà dell'individuo, noi diciamo una cosa giusta. E Brenifier al bambino chiede: puoi sempre fare tutto quello che vuoi? A questa domanda dà una serie di indicazioni. Sì, ma. Quindi il bambino è di fronte all'interrogativo, ma anche alle conseguenze delle proprie azioni. Dopo la volontà c'è il rapporto con gli altri, che può essere un limite alla libertà. C'è il rapporto con la propria crescita, dove l'autore chiede al bambino: hai bisogno di diventare grande per essere libero. C'è il rapporto con la prigione, ovvero sia un carcerato può essere libero, una persona che ha dei limiti può realmente essere libera.
si pone il problema del diritto. Abbiamo tutti il diritto di essere liberi e si pone il problema dell'utile della libertà, ovvero sia a cosa serve la libertà. Si tratta di un libro illustrato, ottimamente illustrato, che però per essere fruito al meglio dal bambino ha bisogno del dialogo. Letteratura per infanzia non è semplicemente il libro che il bambino legge autonomamente. Questo è un libro che invita sì alla riflessione, ma soprattutto invita all'interazione con i genitori. Quindi è due volte prezioso. Brenifier e Rebena, che cos'è la libertà? Giunti Junior. Ma se volete ancora andare oltre, non potete non leggere questo bellissimo libro, anch'esso illustrato, di Monica Marelli, La fisica del miao, edito da Editoriale Scienza. Passiamo dalla filosofia alle discipline scientifiche, che in genere vengono relegate, questo è un nostro grandissimo difetto, all'interno della tecnologia e della sola abilità tecnologica. La cultura scientifica esiste, è una realtà, va divulgata e la Marelli lo fa nel migliore dei modi. Come? Con una serie di interviste ai protagonisti del mondo della natura, agli animali. Ogni animale è associato ad una specifica regola della scienza e alla fine di ogni capitoletto vi è un esperimento che i bambini, o in tutta autonomia o assecondati dai genitori, possono fare per mettere in pratica quello che è descritto all'interno delle interviste. È un libro molto bello, molto particolare, dove ad esempio si parla del signor Pesce che spiega il principio della spinta di Archimede, dove ad esempio lo squalo spiega l'effetto Magnus e il serpente spiega le leggi della termodinamica. Per parlare poi del geco e delle forze molecolari e del pipistrello e degli ultrasuoni e soprattutto uno degli interrogativi scientifici fondamentali del nostro secolo, che è perché i gatti cascano sempre in piedi. Monica Marelli, La fisica del miao, Editoriale Scienza, voto 7. Un libro ben fatto, un libro per bambini che può essere letto anche insieme ai genitori. Detto questo, vi ringrazio e vi invito a reputare la letteratura per l'infanzia non un genere minore, ma un genere paritario della storia della letteratura.